Gracias. Eh, pues parece terminamos con las intervenciones. No sé si Tony y Michael uh, quieren uh, hacer algún comentario. Uh, ¿Qué cosa, vete Imparato? ¿Habéis aprendido sí. algo? Sí. No antes. Um, bueno, antes de todos, gracias. Um, Sí, muchas veces cuando, cuando te das en, en, en viaje para dar conferencias no hay, uh, no te aprendes mucho. Y, y aquí es una experiencia, um, uh, sí, para nosotros para aprender mucho. Uh, fue una discusión muy, muy rica, muy generosa de pasiones políticas, digamos, sobreabundante de pasiones políticas. Um, interesante, Algo, hay, hay dos cosas que quería um, comentar. Uno es, la, en muchas de las intervenciones hallaba la, una preocupación con, con el fracaso o éxito del 15M. Bueno, se puede decir que el, el éxito se confirmó ya en la... Um, en la, en, la pol, en el proceso de politización de la, de la gente que me parece algo de, de esencial se confirmó el éxito también o como decía Nick en wall street que se que si, si confirmó así el éxito de, del 15m bueno yo, yo no quería que es bueno es difícil y quizás que no es muy útil. judicar, digamos, una, el, el, el éxito o fracaso de un movimiento. O okay. que, sí, es demasiado temprano. Bueno, es una cosa. La, la otra cosa que me llama mucho la atención es el deseo para experimentar en nuevas formas de institución, de, 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 de el, la, la relación, digamos, entre una nueva democracia y este, uh, de no de institucionalizarse en manera burocrática tradicional, sino de experimentar con nuevas formas es algo que bueno tengo que, tengo que pensar más pero fue en muchas de las intervenciones algo de, algo de muy rico de muy interesante. Tony, tú, tú, tú puedes decir algo. Io non so, io, la, mia, la mia netta impressione, è che dico così, veramente ripeto le cose che già diceva Michael, e che dicevo prima: cioè, qui abbiamo imparato moltissimo, e vi siamo molto grati, credo proprio. In più, proprio in questo, in questo periodo, cerchiamo di lavorare eh, io e Michael proprio su, eh, su, su un progetto di costituzione. Ed è impressionante eh, la corrispondenza. Che troviamo su un progetto di una Costituzione, ia eh, yeah, ora. Ecco. Ed è impressionante la, la, eh, la coincidenza ecco, di punti. Eh, eh, Varebbe la pena, dico veramente, di, io non so, dico, di fare il riassunto di quello che è stato detto per riportarlo anche a, a, a uno schema teorico che non, che non è che si sovrappone, ma che compone. Ecco, i, i, i discorsi che sono stati fatti fin qui. Perché eh, l'importante dei concetti è appunto quando arrivano eh, da dentro la realtà. No? Qui ci sono molti spinozisti e, <ride> e, e lo capiscono bene e ce lo insegnano bene. Eh. No, poi, poi continuo, sì. la impresión que tengo y aquí estoy repitiendo un poco lo que ha dicho Michael es que hemos aprendido mucho a lo largo de estas dos horas y que os estamos muy agradecidos por ello eh, nosotros intentamos desde hace algunos años trabajar sobre un proyecto de constitución de constitución ahora no un programa futuro y lo que me parece más impresionante de esto de estas dos horas es la coincidencia de puntos eh, me gustaría mucho poder hacer un, que se hiciera un resumen de todo lo que se ha expuesto aquí eh, para poder relacionarlo con un esquema teórico y no para superponer el esquema teórico sobre lo planteado porque digamos que la teoría no es lo que determina la práctica sino que debe haber una relación y bueno aquí hay muchos espinosistas que saben esto muy bien. yo eh, eh, creo que eh, esta historia de la Constitución, ¿no? Eh, <coughs> Sembra molto astratta, no? ma in realtà è molto concreta. Eh, C'era prima una compagna che ricordava no? come eh, dalla magna carta in su il rapporto diritti, proprietà, diritti, uso del bosco ecco, era fondamentale. E oggi eh, appunto noi ci troviamo in una situazione nella cui... Il problema nuovi diritti, cioè questa apertura, questa, questa cosa veramente nuova che voi state sperimentando, questa apertura della piazza, questa riscoperta dello stare insieme, ecco, si collega a qualcosa di, di, di completamente nuovo. Eh, Cociabamba, d'accordo, il comune. Eh, che cos'è il comune? Che non è il privato e non è il pubblico. Che cos'è questo comune? Come si costituisce il comune? Come si istituzionalizza il comune? Come diventa qualche cosa di tutti in maniera continua, permanente, sistematica? Io credo che queste cose qui ci sono, dentro a ogni vostro discorso c'è questa domanda. E oggi esercitare contropotere non significa opporsi a un potere in maniera simmetrica, significa imporre questa asimmetria nel, con, nel confronto, una assimmetria che è appunto quella del comune contro il privato, dei diritti del comune, di un comune costruito contro il privato, cioè contro lo sfruttamento, l'indebitamento, il L'alienazione, la mediatizzazione, l'incarcerazione, l'impoverimento, il declassamento e tutto quello che oggi questa società produce a partire dal livello finanziario. Non credo che pueda riproducire la passione, però. <laughs> Vamos a intentarlo. Eh, bueno, esta historia de la Constitución que venimos planteando parece algo abstracto, pero en realidad es muy concreto. Antes una compañera hablaba de la Carta Magna, que se refería a toda una serie de derechos y libertades, y cómo estaba relacionada a otra que regulaba el uso del bosque, el, el acceso a la riqueza por parte de todos. Entonces, digamos que aquí estamos ante un problema que es totalmente nuevo, el de los nuevos derechos. En, parece que en el 15M se ha vivido la apertura de la plaza, el redescubrir, el estar juntos, volver a estar juntos de nuevo. Y esto nos abre a lo nuevo, decíamos, alguien decía por ahí, Cochabamba. Pero ¿qué es lo común? Ese común que se planteaba en, en Cochabamba, en la lucha por el agua. ¿Cómo lo común se diferencia de lo público? ¿Cómo se instituye lo común y cómo se gestiona lo común? Digamos que en, en vuestro discurso yo he podido eh, identificar este tipo de, de preguntas que nosotros también nos hacemos. Eh, y esto nos lleva también a la cuestión de imaginar un contrapoder que no sea lo opuesto al poder, que no se enfrente de manera dialéctica, sino que establezca una simetría desde la simetría de lo común, que no es ni privado ni, ni público, y que de alguna manera eh, se coloca en otro plano respecto a lo privado, que al fin y al cabo es la explotación. Es la, el empobrecimiento de la población, es el endeudamiento, es la mediatización, toda esta serie de procesos que se generan a partir de la financiación de nuestras vidas. Yo creo que ci sia un altro un otro, un otro fortísimo elemento que, que he vissuto aquí en la discusión, ma que se sente en general. Insomma, eh, yo he tenido, fortuna, he, tenido la, he tenido la fortuna de ser per caso en Siviglia, eh, proprio en el periodo en el que è nato el movimiento del 15 de Maggio. Eh, mi trovavo a Siviglia e ho avuto modo di parlare subito con i compagni, di sentirmi raccontare poi anche da, dai compagni di Madrid, così da subito che cos'era il 15 maggio. Eh, eh, ho cercato anche di spiegarlo in Italia con tutta una serie di articoli, di cose. E, eh, ma la, quello che è veramente impressionante è, 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 quello che è impressionante è quello che impressionante è stata questa copertura di vuoto politico immediata, no? Ma che è arrivata come eh, veramente qualcosa eh, di miracoloso. <ride> ecco. Ma badate bene: eh, quando si dice miracoloso, si dice eh, che ha colto il 15 maggio un vuoto politico che c'è in tutta, il, tutte le costituzioni eh, occidentali oggi. Da questo punto di vista, eh, io credo che effettivamente aveva compagno, ragione il compagno colombiano quando diceva voi non avete capito ancora questa cosa eh, che noi abbiamo fatto. Eh, ne, dico nel decennio precedente, anzi nel ventennio precedente, c'è stato un fenomeno analogo in America Latina, che non, non ha certo risolto tutti i problemi, ma è fuori dubbio che le esperienze argentine, le esperienze eh, boliviane e anche la grande esperienza brasiliana del traslato, della trasformazione del movimento operaio di Lula in una grande forza di governo è stato un grandissimo, grandissimi esperimenti di nuova gestione del comune e di trasformazione radicale delle costituzioni, soprattutto delle costituzioni coloniali, è evidente. E qui noi stiamo veramente avviandoci su un processo di trasformazione della costituzione democratica, della costituzione così come ci è stata insegnata dai padri fondatori nel Settecento. È finito questo periodo del dominio della borghesia e quindi della proprietà privata. È che cosa vuol dire avanzarsi nel terreno del comune? E, era bellissima prima per esempio la descrizione che diceva quella compagna che credo da Barcellona, no? ripetendo delle cose che raccontava la Levi, ecco, eh, su questa specie di... Eh, clima nuovo, no? che non è un clima che si trova fuori, ma è un clima che si costruisce nella coscienza, no? in questa diretta, immediata eh, trasformazione del linguaggio, in questa immediata trasformazione della passione, no? in questo essere insieme che non è un essere insieme amoroso eh, o erotico, è qualcosa di profondamente, di amorosamente costruttivo. Ecco, di questo elemento che eh, spesso, non so bene, forse la lingua spagnola mi tradisce, ma eh, che chiamano creazionista. Ecco, e non, e che più che essere creazione, insomma, è innovazione, è veramente qualcosa di profondamente materialista. Quindi io credo che eh, questo, questo sia, sia la cosa che ci sta insegnando, no? Pardon. <ride> Eh, otro elemento que ha aparecido en la discusión, y Tony señalaba que tuvo la suerte de estar en Sevilla justo cuando el 15M se estaba desencadenando y de hablar con los compañeros justo en ese momento, también con compañeros de, de Madrid, y luego al volver a Italia intentó explicarlo con una serie de, de artículos. Y lo impresionante es como el 15M vino a, hacer, a cubrir un vacío político que llegaba como algo, digamos, de alguna manera milagroso. Y decimos milagro porque en realidad este vacío no es un vacío que existirá solo aquí, sino que está presente en todas las constituciones europeas. Un compañero colombiano decía antes que no hemos entendido lo que se hizo en el siglo pasado en distintos eh, países de América Latina, lo que pasó en Argentina, en Bolivia, en la década pasada, pero también es el siglo pasado. En este siglo también, <laughs> hace 20 años. Eh, en Argentina, en Bolivia, pero también en el Brasil de, de Lula, cómo allí ya han planteado propuestas de transformación de lo común y de transformación de constituciones que claramente eran constituciones coloniales. Eh, nosotros estamos recién empezando ese proceso, empezando a cuestionar constituciones que heredamos del siglo XVIII y a empezar a poner fin al dominio burgués y al dominio de la propiedad privada. Es bellísimo lo que ha planteado una, una compañera, citando a Simona Levi, que es de Barcelona, de cómo se ha abierto un clima nuevo, que es también una conciencia nueva, una transformación del lenguaje y la aparición de una nueva pasión política. Y cómo ha aparecido un estar juntos, que no es un estar juntos como experiencia erótica o amorosa, sino... Un, un star juntos che è un momento creazionista, un momento di creazione di un nuovo comune. E qui c'è questo, questo rapporto continuo che viene posto nella discussione, per esempio, che a me sembra molto, molto interessante, proprio dal punto di vista costituzionale, cioè il rapporto tra il piccolo e il grande, questa riconquista, per esempio, di punti di radicamento no? nella città, nella piazza, nel villaggio. Ecco, che è estremamente importante perché è il momento di adesione centrale no? ma che si esprime, cioè una rappresentanza che non è più questa rappresentanza cui toglie il potere, no? perché la rappresentanza c'è una bellissima definizione della rappresentanza di Carl Schmitt no? che è un bel fascista ma realista ecco, che dice la rappresentanza è la presenza dell'assenza questa è la rappresentanza borghese è la presenza dell'assenza come si fa a trasformare questa assenza no, in una presenza? Come si fa a recuperare? Questo è il problema fondamentale nella riappropriazione. Eh, benissimo, non so, eh, in Italia negli anni 60-70 ci siamo riappropriati di tutto quello che potevamo riappropriarci con le mani. Eh, come si fa a riappropriarci le cose con la testa, col cervello, con la volontà, eh, con l'intelligenza? Questo diventa fondamentale. Come si fa a riappropriarsi di questa assenza, di questa assenza che poi è riempita della proprietà privata, che è riempita del comando dittatoriale, del comando completamente fuori, che è il comando disciplinare, il controllo, o tutte le trasformazioni che questo può avere, ma che comunque dico, è un comando che viene dal di fuori. Come si fa a ridiventare autonomi? Perché l'autonomia non ci è data, l'autonomia dobbiamo costruircela. E la Costituzione è la Costituzione, oltre che. E questo è il paradosso, no? Da un lato l'autonomia e dall'altro il comune. Che no, no, non si confondono, ma l'una costruisce l'altra, l'altra costruisce la, e la seconda costruisce la prima. E', e come dico <coughs> i due punti, no? il piccolo comune, nel quale dobbiamo avere una presenza e dall'altra parte lo welfare generalizzato per tutti uguale. Questa capacità no? Di muoversi tra queste due cose. Un eh, altro elemento che mi ha chiamato molto l'attenzione della discussione che ha avuto è la relazione continua tra lo piccolo e lo grande. Eh, cómo se han ido reconquistando poco a poco puntos de arraigo en la plaza, en el pueblo, que es fundamental para que haya un acercamiento, para que la gente se sume al movimiento, y cómo ese tipo de espacios rompen con la representación. Hubo un pensador, un gran fascista, que hablaba de la representación como ciencia. Bien, ¿cómo rompemos la representación como ciencia? En Italia. En Italia en los años 60 y 70 nos reapropiamos de todo lo que podíamos reapropiarnos con las manos. Hoy la pregunta es cómo se nos reapropiamos de las cosas con la cabeza, cómo rompemos la ciencia eh, que está... ¿Ausencia? 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 ausencia, vale, ausencia, la presencia o la ausencia, he perdido total. <laughs> Bueno, esta ausencia, que en realidad está, está llena, está llena de propiedad privada, de mando dictatorial que nos viene de fuera. Y otra de las preguntas es cómo volvemos a ser autónomos. Porque la autonomía no nos viene dada. La paradoja, de hecho, está entre la autonomía y lo común. No se confunden, son cosas diferentes, pero todo el tiempo remiten una a la otra. La autonomía, a lo común y lo común a la autonomía. Y ahí estamos entre la cuestión de lo pequeño común, lo pequeño común que vamos construyendo y ese welfare general universalizado que tenemos que construir de un lado a otro. Per quanto riguarda il 15 ottobre io credo che almeno in Italia ci sarà un grossissimo movimento. E la grande differenza che c'è tra qui e l'Italia è in effetti che in Italia vivono ancora dei gruppi e il movimento non è ancora riuscito a trasformare, diciamo così, in una maniera non lideristica, non strutturata, in maniera burocratica e con programmi che nascono in maniera specifica. Autonoma e vera, profonda. Ma d'altra parte, e questo non è una cosa che probabilmente dovrete porvi anche voi, io sono meno ottimista eh, sul fatto che quando vincerà la destra il movimento sarà di sé per sé più forte. Non credo questo perché credo che effettivamente il rapporto di forza è un rapporto che eh, fa male, anche a noi. Ecco. Il rapporto di forza non, è semplicemente la non determina semplicemente possibilità di un'alternativa tranquilla, può fare molto male. Abbiamo avuto esperienze nelle quali eh, anche, cioè, intanto siamo stati spinti verso l'estremismo e questo non vale solo per noi, ma vale per molte esperienze in Europa. Ecco, ci sono cose che bisogna assolutamente evitare, tentare di evitare, fine che è possibile, ovviamente. perché... Le vie del Signore sono infinite. Va bene, <ride> grazie. En Italia hay también movimientos grandísimos, sin embargo, la diferencia tal vez entre España e Italia es que ahí todavía perviven los grupos, no ha habido una transformación dentro del movimiento y por lo tanto todavía hay dinámicas burocráticas, etc., que paralizan el movimiento. Estoy un poco en desacuerdo con vosotros cuando decís que cuando gane la derecha la situación será mejor. No creo porque realmente las relaciones de fuerza nos pueden hacer mucho mal, la pérdida en, la, en el equilibrio de fuerzas nos hace mucho mal. A veces provoca… Provoca situaciones que no son en absoluto tranquilas y tenemos muchas experiencias históricas en este sentido y a veces esto nos lleva a un extremismo que no nos trae nada bueno. Pues tengo. Pues nada si os parece vamos a terminar os agradezco enormemente la participación de todos muchas gracias a Tabacalera muchas gracias a Marta por la traducción y sobre todo a Joan que ha estado haciendo el resumen de todo silenciosamente bueno creo que ha sido muy importante y espero que dé frutos inmediatamente pues el 15 de octubre por lo menos gracias eh